I love Italian. Italia 料理が美味しい。Tokyo e comunque il Giappone è il paese al mondo dove si mangia meglio in assoluto. Lo stanno a dimostrare le stelle Michelin, lo stanno a dimostrare i 400.000 ristoranti che ci sono, lo stanno a dimostrare gli oltre 4.000 ristoranti italiani. Ai miei tempi, negli anni 70-80, c'era un certo livello. Oggi il livello è alto, quindi se uno arriva qui deve mettere delle idee molto alte, molto trendy. La propensione, la capacità che hanno e l'attenzione che hanno i giapponesi per la cucina in genere, ma in particolare per la cucina italiana, per i prodotti italiani, non è stata riscontrata da nessun'altra parte al mondo. Prima di me, qui c'era la cucina che portarono gli americani, per esempio i spaghetti con il ketchup. Avevo fatto la mia grande gavetta facendo arti marziali, e quindi l'arte marziale, diciamo, è un concentrato della cultura giapponese. Avevo sempre dei problemi con il padrone perché lui, per esempio, voleva la salsa sulla milanese, no? Perché la cucina francese mette le salse su tutti i piatti, no? Quella che dobbiamo, è sempre stato un punto di riferimento, è la cucina francese, che qua è arrivata prima della cucina italiana. Aprì questo piccolo ristorantino e ebbe un successo enorme. Facevo lo chef, il padrone, davo la mano a tutti. Ecco, facevo un po' come in Italia, come si fa in Italia. È fondamentale capire che qua per la ricerca della materia prima hanno quasi un culto, no? Il giapponese ama la sua cucina, no? La cucina, però ecco, è molto curioso, ecco, vuole vedere, trovare, cercare, assaggiare. I giapponesi sono molto attenti a questa semplicità, ma a questa eleganza che viene rispecchiata un po' nel nostro modo di fare e di vivere anche italiano e in giro per il mondo. Tutte le famiglie a casa hanno la piantina con il basilico e il rosmarino sulla terrazza. Abbiamo questo programma di mandare tutti i nostri cuochi a lavorare in Italia e così a visitare i posti più importanti e poi a portare qua, oltre alla cucina italiana, anche la cultura italiana in Giappone. Sai, migliaia e migliaia di ragazzi che vanno in Italia, lavorano nei ristoranti italiani, tornano qua, tornano nelle loro campagne e aprono ristoranti italiani. Io dico sempre ai miei cuochi, noi non vendiamo piatti di pasta, ma noi vendiamo emozioni, sensazioni, vendiamo cultura, vendiamo un po' l'Italia all'estero. Gli italiani quasi possono contare sulle dita di due mani, diciamo, gli chef italiani più o meno a Tokyo. E ciò nonostante, la ristorazione negli altri ristoranti italiani, dove non ci sono i cuochi italiani, è di livello molto alto. Tanto è vero che alcuni di questi ristoranti, che sono tra parentesi italiani, ma dove non c'è italiano, hanno delle stelle Michelin. Noi abbiamo creato una grossa influenza anche su queste cose qua. La mia idea, che porto avanti da tanto tempo anche con le istituzioni italiane qui a Tokyo, da l'ENIT, lì c'è l'ambasciata italiana, è quella di riuscire a fare una scuola italiana qua per i giapponesi. Sarebbe il sogno di riuscire a fare una grande scuola italiana, di cucina italiana, gestita da italiani con il Giappone.